Siamo oggi in via San Michele, di fronte al complesso monumentale Filippo Corridoni, sede non solo di una galleria all'interno del quale si svolgono mostre pittoriche e fotografiche, ma anche sede della più importante istituzione culturale che dovrebbe avere ogni città che ha l'ambizione di essere capitale della cultura, ovvero la biblioteca comunale. Destinataria di un provvedimento di chiusura del dirigente del terzo settore pro tempore Stefano Bonaiuto lo scorso mese di maggio a causa della propria inagibilità. Oggi siamo qui perché mi sono fatto promotore di una mozione redatta insieme ai membri della terza commissione consiliare dei lavori pubblici, in cui si chiede all'amministrazione comunale in genere, visto l'importanza del luogo a livello di aggregazione sociale, culturale, non solo per studenti ma anche per semplici cittadini, di provvedere alla stesura dei dovuti progetti esecutivi e allo stanziamento delle dovute somme in bilancio affinché questo luogo possa essere fruibile nel più breve tempo possibile. Mazara, per essere capitale della cultura, ha bisogno anche di questo, ha bisogno del proprio luogo cardine, sede della cultura, ovvero la biblioteca comunale. Quindi da parte nostra massima disponibilità affinché l'amministrazione possa effettuare i dovuti provvedimenti anche attraverso la modifica del piano annuale e triennale delle opere pubbliche. Monitoreremo affinché ciò avvenga, quindi non ci resta che fare l'appello alla sensibilità dell'amministrazione comunale per rendere finalmente questo luogo fruibile a studenti e cittadini.